Con tecnologia digitale multimediale, gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Righetti di Melfi hanno realizzato un gemello digitale del Museo Archeologico Massimo Pallottino in 3D, che ora sarà fruibile anche a turisti ipovedenti. Il progetto è stato presentato nell'aula consigliare Nitti Bové del Comune di Melfi. È un progetto molto innovativo dove i nostri ragazzi, su sollecitazione della direttrice del museo, hanno implementato quello che è il nostro laboratorio di realtà virtuale. Tante polemiche sull'intelligenza artificiale oggi, ma in questo caso è un modo per dare la possibilità e l'accessibilità a persone che non possono e quindi vivere e apprezzare il patrimonio culturale del territorio grazie appunto a questo progetto. Il progetto renderà dunque il Museo del Castello più fruibile in un'operazione di valorizzazione ulteriore dell'intero maniero di Federico II, come conferma Erminia Lapadula, direttrice del Museo Archeologico Nazionale Pallottino. Sì, è proprio così. Con questo gemello digitale noi abbiamo realizzato, grazie alla collaborazione con l'Istituto Righetti, il tour virtuale del Castello di Melfi. È il primo museo in Basilicata ad avere questo tour virtuale ed è un primo step, perché avremo un secondo step. Il prossimo anno amplieremo questa visita virtuale inserendo anche il castello. E per noi un momento di grande gioia questo, perché il museo sarà fruibile alle persone che non possono venire al castello, al museo, a visitarlo. Non soltanto i portatori di handicap fisici, ma anche sensoriali, perché un ipovedente ha in questo modo la possibilità di ingrandire l'immagine e di guardarla con tutta calma, anche da casa. Infine Maria Buoncristiano dell'Unione Italiana Ciechi di Basilicata. Si tratta di un progetto davvero importante, che è la prosecuzione di una progettualità cominciata nel 2021. L'elemento fondamentale di oggi è quello di aver creato una sinergia tra vari pubblici. Intanto l'interesse dell'Unione Ciechi in ordine all'accessibilità e alla fruibilità dell'arte, ed è un interesse inclusivo, quindi tramite noi ci facciamo portavoce delle altre disabilità. Quindi abbiamo messo insieme l'interesse dell'Unione Ciechi all'accessibilità con la promozione e la divulgazione della direzione regionale musei e infine con le competenze dell'Istituto Righetti di Melfi, che ha realizzato il gemello digitale. Un progetto dunque interessante, e soprattutto è importante lanciare un messaggio agli studenti che ci sono possibilità di lavoro anche in questo ambito, quindi formare i futuri professionisti sui temi dell'accessibilità e della fruibilità per noi è molto importante.